Cambio di giunta a Pieve San Giacomo. La tornata elettorale, che ha coinvolto 744 elettori su 1.286 abitanti, non conferma il sindaco uscente Silvia Genzini, che cede allo sfidante della lista civica Si può insieme Maurizio Morandi, già in minoranza per tre volte candidato sindaco nelle passate elezioni. Questa volta ce l'abbiamo fatta e abbiamo dato una possibilità ai pievesi di scegliere di avere un'alternativa. Cercheremo di fare di tutto per mantenere innanzitutto le promesse, portare a buon fine i lavori che l'amministrazione precedente non è riuscita a terminare per questioni di tempo, e soprattutto spero tanto nella collaborazione di tutti e soprattutto dei volontari, che hanno sempre fatto un grande lavoro, per cui da noi avranno le porte aperte. Cercheremo di portare a termine un discorso della sicurezza, sia stradale sia dei cittadini, un occhio di riguardo ai giovani, agli anziani, e cercheremo, dove è possibile, di recuperare tutte le abitazioni e comunque quei contenuti vuoti che abbiamo, che hanno bisogno di dare un po' di luce, un po' di vivacità al nostro comune. Per il sindaco uscente rimane un forte rammarico. Purtroppo i cittadini pievesi hanno scelto che il candidato che doveva passare era Morandi. Io prendo atto del risultato, perché rispetto sempre il voto delle persone, della gente, per cui prendo atto della sconfitta, ci vediamo in consiglio comunale e faremo una minoranza. Aspettava. Ma Dio, il clima, loro hanno fatto una campagna elettorale molto puntuale, dicendo anche delle cose non corrette, e quindi vabbè, la gente ha creduto loro, e pace, prendo atto.